ci sono viaggi ed esperienze che hai sognato sin da piccolo, e certamente la scoperta delle bellezze e della storia di Cuba è sempre stata in cima alla lista dei miei desideri. Sono partito con l'idea chiara che lì qualcosa stava per cambiare e che se non mi fossi sbrigato a vedere quei luoghi avrei rischiato di perdere per sempre una dimensione e quei caratteri unici nati 60 anni fa, capaci di resistere, ma ora in forte pericolo. Pochi giorni prima della partenza è arrivata poi la notizia della morte di Fidel Castro. Il racconto dello sgomento di un popolo, l'esultanza dei suoi oppositori, l'annuncio di 9 giorni di lutto nazionale e del funerale fissato a Santiago di Cuba. Ecco così che nel lungo viaggio aereo che da Roma mi ha condotto nell'isola caraibica, non solo ho potuto riflettere sulla grande opportunità che avevo di visitare un luogo dove è accaduto qualcosa di straordinario e molto discusso, ma di farlo in un momento storico, capace di segnare in maniera indelebile il presente, il futuro di questo paese. Te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Il primo impatto è suggestivo, si capisce che in questo lembo di terra tutto trasuda di lotta e di eroismo. Ci sono statue, frasi celebri, personaggi che sono il collante storico per una rivoluzione che nonostante tutto ancora oggi vive. Una terra che si distingue dal resto del mondo, un popolo orgoglioso e attaccato alla propria rivoluzione. Non si può poi descrivere L'Avana senza essere ridondanti, perché in questo luogo rumori, colori e sapori ti arrivano addosso e ti circondano senza mezze misure. Sono forti, implacabili nel catturarti i sensi e l'anima. La città comincia a vivere alle 6 del mattino. La visuale della mia casa particolare, nel cuore della parte più vecchia della capitale, è assolutamente privilegiata. Ataque, compadre, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Per strada c'è chi si prodiga ad aiutare gli anziani senza nessuna preoccupazione di perdere il proprio tempo. Le vecchie macchine, che sono ormai anche il simbolo turistico di questa città, sfrecciano, si fa per dire, per le strade principali. I palazzi, dal punto di vista architettonico, sembrano quelli di Londra. L'incuria, con l'ostinata violenza degli uragani, del vento e della salsedine che vengono dal mare, rendono però instabili interi quartieri. I palazzi che mantengono le facciate sfarzose sono corrosi anche all'interno da decine di famiglie che si stallano come formiche in un termitaio. Nel cuore della città c'è il Museo della Rivoluzione, un'occasione unica per vedere concentrato il racconto degli anni della rivoluzione. Dalla repressione del governo di Batista ai primi momenti della guerra civile con Fidel Castro, che comincia a essere il punto di riferimento della popolazione che vuol cambiare. Il museo è bellissimo all'interno e c'è l'opportunità di ripercorrere passo dopo passo gli anni che hanno cambiato il volto di Cuba. Che vendrà, de pie marciare, il pueblo va a triunfare, se ame. Gli eroi della rivoluzione hanno un ruolo fondamentale. Si parte dalla promessa del Moncada per arrivare poi alla firma di Fidel Castro, che diventa il leader massimo. Dirà canzone di libertà, con decisione la patria vencerà. Cuba sa regalare delle immagini uniche, dei personaggi che diventano quasi soggetti di un quadro.
Tutto questo è vero a tal punto che si possono incontrare decine di telecamere pronte ad immortalare le bellezze di questi luoghi, di questa città, soprattutto L'Avana. La piazza principale con la cattedrale è un luogo dove il turista transita normalmente. Nelle vie adiacenti possiamo trovare anche dei luoghi assolutamente affascinanti, come quello che state vedendo. È la famosa e antica drogheria Johnson. Ancora auto d'epoca, che ormai sono dei taxi a disposizione di coloro che vogliono fare viaggi suggestivi per le strade di L'Avana. La capitale di Cuba sta procedendo anche ad una riconversione verso l'economia del turismo. Tutto questo viene confermato dalla presenza delle grandi navi da crociera nel porto di L'Avana. Arrivano puntualmente e lo scalo fa parte di un giro dei paesi caraibici. I turisti che scendono sono migliaia e migliaia e vanno incontro alla L'Avana tutta da scoprire. Al son del tiple e il guiro. Angolo puoi trovare chi si è ingegnato per costruirsi un lavoro. C'è una giovane madre che offre i cocchi ai turisti. C'è un pittore che propone le sue opere. Sono quadri bellissimi, coloratissimi, con tanti soggetti di bambini e giovani. Puedo sopportar las ganas de llorar. El hombre que yo amé ya lo perdí y nunca más podré amar así. Sola quedaré con el dolor de amarlo. Le strade di L'Avana sono affollatissime. Nell'occasione del lutto nazionale per la scomparsa di Fidel, ancora però la musica non è presente. Ad un telereporter può accadere di fare un viaggio non legato al lavoro e trovarsi ugualmente immerso in un evento storico tutto da raccontare. Questo è quello che è accaduto al sottoscritto, che si trova in Piazza della Rivoluzione a L'Avana, Cuba, nel giorno dell'addio al leader massimo, Fidel Castro. È vero, alla notizia della sua morte a 90 anni e dopo oltre 60 anni alla guida del paese caraibico, dopo una rivoluzione che ha segnato la storia mondiale, c'è chi ha festeggiato, gli esuli a Miami in primis, ma qui ho trovato un'isola profondamente colpita e partecipa al lutto.
Insomma, se a livello mondiale si è aperto il dibattito serrato se Fidel sia stato o meno un tiranno e dittatore, qua tra i cubani sembra prevalere l'idea che ad andarsene sia stato chi ha incarnato un sogno, dato un'identità e orgoglio al proprio popolo. Magari governando non senza fare errori, ma con il bene comune e l'amore per la propria patria come elementi fondanti. Il giudizio finale magari lo troveremo scritto tra qualche anno sui libri di storia, un giudizio che non può essere certo quello abbozzato in un senso o nell'altro da milioni di persone sui post di Facebook, un giudizio che per noi non può non essere condizionato da quello che vediamo con i nostri occhi per le strade di La Habana o a Santiago di Cuba, dove sono attualmente le ceneri di Fidel. Le rumorose e trafficate strade di La Habana ci portano verso la parte della Piazza della Rivoluzione. In quel luogo grande ed imponente ci sono i riferimenti all'epopea rivoluzionaria e c'è l'omaggio ai protagonisti di quei tempi, naturalmente Fidel Castro, con lui Che Guevara e Cienfuegos. Se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Tradizionali mezzi di locomozione della città di La Habana, simpatici, colorati, capaci di coinvolgere i turisti, ci conducono fino ad una strada unica, un luogo assolutamente coinvolgente, un luogo dove la cultura afro-cubana regala degli spaccati unici che sanno rapire gli occhi dei turisti. Siamo pronti a lasciare La Habana, non prima di ammirare ancora la vita quotidiana in questo luogo fantastico. Prendiamo il Malecón, che è il lungomare tradizionale di La Habana.
attraverso questa strada che costeggia il mare e ci porta verso anche la via delle ambasciate, la parte più curata della città. Fuori dalla grande città un verde intenso colora l'isola. Palme e campi di banane si susseguono animatamente. I cavalli e le bici prendono il posto dei mezzi a quattro ruote. Nella parte occidentale dell'isola raggiungiamo la provincia di Pinar del Rio. Raggiungiamo anche la valle di Vignales. La valle è una depressione carsica che si estende su di una superficie di 132 km quadrati. Il paesaggio è unico. La valle è una popolare meta turistica per gli amanti del trekking e dell'arrampicata. I picchi rocciosi che si ergono come isole dal fondo della valle sono chiamati mogotes dalla popolazione locale. In sella ai cavalli raggiungiamo una delle piantagioni di tabacco. La coltivazione è fatta con tecniche agricole tradizionali e i sigari di queste zone sono considerati i migliori al mondo. Francisco ci mostra come si crea un sigaro. Mira, un tabacco si divide in tre parti, tripa, capote y capa. Tripa como la panza. El capote y la capa. ¿Comprenden? Capiche. Siente, siente. Tripa, capote. Y la capa. Ahora ponemos aquí como cola la miel. Miel como cola. Natural, 100%. Nel 1999 la Valle di Vignales è stata inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Ad una quarantina di chilometri dalla valle arriviamo invece al Cayo Santa Lucia, una bellezza tutta legata allo splendido mare di Cuba. Lasciata la parte più occidentale dell'isola, torniamo verso L'Avana, ma scendiamo più a sud, transitando ai margini della penisola de Zapata, dove attraversiamo diversi villaggi e cittadini. La nostra meta è la Baia dei Porci, per osservare quel tratto di mare e la zona dei famosi combattimenti durante il fallito tentativo di rovesciare il regime di Fidel Castro, messo in atto da un gruppo di esuli cubani e di mercenari addestrati dalla CIA.
Il ricordo di quei giorni dell'aprile del 1961 è presente in maniera marcata per le strade e nel bel museo di Playa Girón. La musica e la danza non sono un campo esclusivo. Danno gioia e euforia a tutti coloro che vi partecipano come musicisti, cantanti, danzatori o spettatori. Il linguaggio dell'una e dell'altra non conosce confini. Va oltre la classe sociale, l'istruzione, il paese, il credo. E questo è ciò che si realizza nella sua massima espressione proprio a Cuba. Il centro culturale della piazza principale di Cienfuegos è il primo luogo che ci dice che il ritmo cambia e l'isola torna a vivere. Trinidad è una delle città più belle di Cuba, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988. Fu la terza città fondata dalla corona spagnola a Cuba grazie a Diego Velázquez nel 1514. È ora una città-museo con un grande patrimonio architettonico coloniale. Nella piazza principale incontriamo una delle situazioni più particolari di Cuba, ovvero la caccia al wifi, la caccia al collegamento con il mondo occidentale, da parte dei turisti, ma anche da parte di qualche cubano. I suoi meravigliosi edifici recentemente restaurati, le sue maestose chiese e i suoi bellissimi giardini conferiscono un'aria tipicamente coloniale. Non mancano anche a Trinidad i riferimenti alla scomparsa di Fidel e all'affetto che la gente sembra portare verso il leader massimo. Plaza Mayor de Trinidad è il punto di partenza del restauro negli anni Ottanta. La città ora ha una fisionomia definita e un'area anche molto vicina alle località turistiche più belle al mondo. Ella me hizo un perdido. A la droga me tiré, amigo mío.
poco prima dell'ora di cena, incontriamo Luis, un cubano anziano che fa un omaggio alla Toscana e alla provincia di Livorno. Ora voy a declamar un poema dedicado a la provincia toscana de Livorno para unos amigos italianos que visitan Trinidad. Livorno, hallo en tu toscano archipiélago una selva de islas, entre ellas Elba, exhibiendo en su cercano pasado aquel gran decano del arte de hacer la guerra, primero cuando lo encierra, después el día que se evade y posteriormente invade a Francia, su amada tierra. Ese es el poema de Italia. Appena usciti da Trinidad, procedendo verso sud, arriviamo alla Valle de los Ingenios, un sistema ecologico e culturale nella quale si mescolano monumenti, società e natura. La valle fu una delle regioni zuccheriere più grandi durante i secoli che vanno dal XVII al XIX. La proprietà meglio conservata è quella di Manaca Isnaga, costruita in stile neoclassico. Alcuni anziani del posto mostrano ai turisti la lavorazione della canna da zucchero. Un mercato di artigiani locali ci accoglie nel migliore dei modi. L'altissimo campanile regala una visuale unica su quello che in passato era il villaggio degli schiavi che lavoravano nelle piantagioni e la casa del proprietario e ricco commerciante. Adesso, all'interno della casa, si suona e si mostra ai visitatori come si produceva il gustoso guarapo.
Dall'alta torre di Manakaisnaka possiamo vedere la strada che ci porterà verso Santa Clara, verso un altro luogo che ha un valore unico nella storia rivoluzionaria di Cuba. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la Clara. Di tutte le città cubane, Santa Clara è quella che reca in maniera più marcata l'eredità della guerra rivoluzionaria. Appena fuori dal centro, lungo la ferrovia, rimangono ancora alcuni vagoni del famoso treno blindato inviato da Batista come rinforzo da L'Avana con 400 uomini e un carico di armi. A raccontarci la storia è un'orgogliosa signora cubana. Per impedire alle forze di Batista di schierarsi e ricongiungersi con le guarnigioni cittadine, il Che Guevara inviò i suoi arditi, ossia il peloton suicida, composto da soli 23 uomini. Dopo aver arrestato il treno con un fitto lancio di bombe a mano, i ribelli si servirono poi dei trattori della scuola di agronomia per scardinare i binari, facendo deragliare i vagoni. Circondati i soldati, per lo più, si arresero, mentre le Molotov, beffardamente fatte con bottiglie di Coca-Cola e birra canadese, ebbero ragione degli ultimi nuclei di resistenza. I loro armamenti andarono a rifornire il magro arsenale delle forze rivoluzionarie. Il giorno dopo, 30 dicembre, i combattimenti continuarono in tutta la città, dove l'altra colonna, capeggiata da Rolando Kubela, del direttorio rivoluzionario, aveva già impegnato le forze. Uno dopo l'altro caddero i vari fortilizi improvvisati: la caserma 31, il carcere, il tribunale, il palazzo del governo provinciale, la stazione di polizia. Il popolo di Santa Clara scese al fianco delle forze del Che. Fu il trionfo della rivoluzione, trionfo che viene celebrato anche nella grande piazza dove è stato eretto il mausoleo e il museo dedicato al Che. Procedendo verso est, arriviamo a Remedios e da lì possiamo prendere la lunghissima strada, quasi 40 chilometri, costruita per collegare l'isola con altri isolotti, con i Cayo, i famosi Cayo, che propongono spiagge bellissime e luoghi esotici. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que ahora en el 96 voy a seguir siendo mentiroso. Questi sono i luoghi che gli imprenditori stranieri hanno puntato. Lì si comincia a costruire già nel periodo intorno agli anni 90 ed ora si continuano a realizzare mega resort, luoghi fantastici per accogliere migliaia di turisti, luoghi come quelli che state vedendo.
tornati a Remedios, ci confrontiamo con un'altra realtà particolare di Cuba. Parliamo di religione. La religione cattolica ha una rilevanza speciale a Cuba. Le chiese cattoliche aperte al culto sono più di 500, di cui la più nota è il santuario di Nostra Signora della Carità del Cobre, patrona di Cuba. Nella chiesa di Remedios, dove c'è uno degli altari più belli, troviamo anche l'unica rappresentazione al mondo della Madonna incinta di Gesù mentre sta ballando il flamenco. Nel paese, però, hanno trovato e stanno trovando tanti adepti alcuni culti di origine africana e alla periferia nord di La Habana entriamo nella casa di uno dei padrini della santeria. Entonces esos negros, la raza nera venía con su santo, con su creencia, entonces la iglesia cattolica. Davanti al nostro obiettivo ci racconta di come la santeria nasce dalla fusione di elementi della religione cattolica con altri della religione tradizionale Yoruba, praticata dagli schiavi africani e dai loro discendenti a Cuba e in altri paesi latinoamericani. Il termine santeria è stato coniato dagli spagnoli per denigrare quella che a loro pareva un'eccessiva devozione ai santi da parte dei loro schiavi, che andavano in questo modo a non comprendere il ruolo principale di Dio nella religione cattolica. Il padrino ci racconta di El Gua, Dio protettore di viaggiatori, Obatalà, il primo tra gli Orishas, il creatore della terra, Yemeya, padre della vita e degli altri dei, e Shango, dio della virilità, della mascolinità, del fuoco, di fulmini e tuoni, della guerra, della danza e della musica, in particolare dei tamburi. E Dioshun, il corrispettivo femminile di Shango, dea dell'amore, della bellezza, della femminilità e dei fiumi, cattolicizzata come la Vergine della Carità del Cobre, patrona di Cuba. Fu casato con la razza spagnola, trajeron esa persona para esta tierra. La bodeghita del Medio è tappa fissa per tutti gli amanti del mojito. È lì che si concentrano anche tanti turisti che ascoltano la musica e gustano il cocktail simbolo di Cuba. Finito il periodo del lutto per la morte di Fidel, gli strumenti tornano a suonare, i corpi si muovono in una splendida armonia e le voci, dai timbri unici, propongono canzoni struggenti e coinvolgenti. Il Floridita, tanto caro ad Ernest Hemingway, è il locale di riferimento della notte cubana.
il viaggio a Cuba, tra musica, colori, paesaggi mozzafiato, storia che fa discutere, lascia stupiti per la sorprendente bellezza dei luoghi e la capacità singolare della gente di vivere senza pretese irragionevoli. La gente ha entusiasmo, ha gli occhi vivi e pieni di scoperta, ha poco e desidera poco. Colpisce la voglia di uomini e donne di vivere e sopravvivere in condizioni di disagio estreme senza rinunciare alla propria dignità. Sorridendo a chi gli sta a fianco da una vita e a chi arriva da lontano come turista curioso. Un sorriso che ormai a stento incontriamo per le strade delle nostre città, ricche di comodità, ma molto meno di buoni sentimenti. Para que un día vuelva si tú estés nube. Yo no te pido que me quieras si tú no lo sientes, corazón. Solo dame una razón que me separe de ti. Si solo tú me has dado tristeza y dolor, sin embargo yo te di mi amor. Lo esperaba de ti, tu mano. Se me van los días en el mismo lugar donde escribí tu nombre y ya no hago más que organizar mi vida para que un día vuelva si tú no estés con él. Mientras yo sigo aquí y se me van los, mientras yo sigo aquí esperando cada noche en el mismo lugar donde escribí tu nombre, en el mismo lugar donde escribí tu nombre y ya no hago más que organizar mi vida para que un día vuelvas y todo esté en orden.